Buongiorno da una piovosissima Los Angeles. Stamattina mi sono svegliato, ci siamo svegliati con una voglia impressionante di acai bowl. Da quando siamo qui non siamo ancora andati a prenderla, ma è un must. Quindi a questo punto stiamo andando e vi portiamo con noi nell'unico forse posto a Los Angeles in cui si può mangiare un acai bowl degna di questo nome. Che tra l'altro non ho ancora video se si pronunci acai bowl o acai bowl, comunque. Ma quello pronunciano tipo, sembra tutto attaccato, acai bowl. Infatti all'inizio non capivo mai cosa stessero dicendo. Ok, abbiamo ordinato, dobbiamo aspettare perché come sempre c'è un po' di coda. Abbiamo preso le cose più in voga del momento, che sono tutto l'acai bowl, in particolare la power bowl. Ci sono gli ingredienti che alla fine trovate in tutte le acai bowl che comprate in giro. E non potevamo farci mancare almeno un pezzettino di avocado toast. Le cose più in voga del momento. Però andiamo a vedere un attimino cosa c'è dentro. Acai, peanut butter, banana, blueberry, pea protein, almond base, top granola, almonds, banana, blueberry, hemp seed and honey. Perché noi ci siamo svegliati con la voglia di acai bowl e da quando siamo qui non abbiamo mai mangiato. Questo vuol dire che non è una cosa molto dietetica, sbaglio. Nel senso, vogliamo distinguere le cose healthy, in questo momento vanno molto, dalle cose dietetiche, che è un po' diverso. Potete facilmente notare che tutti gli ingredienti contenuti nell'acai bowl praticamente sono tutti carboidrati semplici e grassi. Abbiamo praticamente zero proteine, che è la cosa peggiore in assoluto. Infatti prima di uscire mi sono mangiate le mie solite uova, giusto per avere appunto la fonte proteica, e Veronica ha appena bevuto uno scoop di proteine con del latte di mandorla. Dopo aver riletto gli ingredienti mi è passata un po' la voglia di mangiarla. Scherzo. Eccoli! Ho pensato bene di ordinarsi anche un avocado toast. Ed eccoci qui, ma quanto sono belle. Feedback? In paradiso, cioè è oltre. Per me, non vorrei dire una cosa per cui non sapete, ma è quasi meglio della pizza. Diciamo che si pareggiano. Ci teniamo a farvi capire oggi che l'acai bowl è sì un piatto buonissimo, un dolce buonissimo, una colazione buonissima e super healthy, ma assolutamente non dietetica. Fa parte praticamente di una colazione, potete definire sgarro, cheat breakfast, per tantissimi motivi. Primo fra tutti che è una bomba calorica. Stiamo parlando di circa 800-900 calorie, ma minimo. Andiamo con una semplice acai bowl a superare la metà, di gran lunga, del fabbisogno calorico giornaliero di una donna. E nel mio caso, che ho aggiunto anche un avocado toast, superato la metà del fabbisogno calorico giornaliero mio. Quindi se solo con la colazione abbiamo superato la metà del nostro fabbisogno calorico giornaliero alle 9:30 del mattino, qualcosa non va bene. Aggiungiamo il fatto che tutte queste calorie derivano da macronutrienti che non sono molto utili, nel senso che sono tutti o carboidrati semplici, quindi frutta a indice glicemico altissimo, come ad esempio le banane, pure zuccheri e grassi. Sì, grassi saturi, quindi buoni, eccetera, ma tantissimi grassi. Dentro abbiamo peanut butter, mandorle, nella granola comunque ci sono tantissimi grassi. In più io ho aggiunto anche un avocado toast in cui l'avocado è una fonte di grassi elevatissima, facciamo stare. In più non abbiamo nessuna fonte proteica all'interno. Questo aggrava ancora di più la situazione, tra virgolette. Questo per farvi capire che oggi, spesso, tutto quello che viene definito healthy vi fa sì bene, nel senso che sono tutti ingredienti naturali, organici, ma per nulla dietetici. Se tenete la vostra linea, teniamo questi piatti, queste ricette per toglierci degli sfizi nel corso della settimana. Quando vi concedete questo tipo di alimenti, però, aggiungete una vostra fonte proteica a parte. Io stamattina, ad esempio, prima di uscire mi sono comunque mangiato le mie uova, i miei albumi. Veronica si è portata dietro uno shaker di proteine, almeno per avere il range completo di macronutrienti. Basta, godetevi la vita, mangiate l'acai bowl, mangiate l'avocado toast, mangiate tutte queste presunte ricette healthy. Però non basiamo la nostra dieta su quelle. Questo per dirvi, ragazze, che quando mi scrivete ma io mangio healthy, mangio sempre l'avocado toast, mega insalatone con chissà cosa dentro, mi faccio la acai bowl eccetera, ma non vedo miglioramento nella mia forma fisica, perché bisogna distinguere tra cibi healthy e cibi dietetici, cioè volti al raggiungimento degli obiettivi fisici eccetera, non solo alla salute fisica o al benessere. Comunque, acai bowl pazzesca, sono carico a manetta di tutti questi zuccheri. Io vado ad allenarmi, amore.
Io sono un attimino appesantita in questo momento. Ecco, questa è la differenza. Vedi anche il feedback che dà sulle persone. Lei è super appesantita, io non riesco a star fermo, sono tutto febbricitante, voglio spaccare tutto, quindi vado a sfruttare questo. Magari provo un massimale di panca oggi. Invece lei va a svegliarsi sul divano e a dormire a casa. La differenza è il feedback diverso che possono avere gli zuccheri. Io carichissimo, lei è appesantita. No ragazzi, mi sta venendo una biocca allucinante. Amore, la biocca è 9:30, ti sei svegliata tipo un'ora e mezza fa. Dai, andiamo. Prima volta a Runyon Canyon di Amelia, direi che iniziamo bene. Capito Amelia? Questo è senza dubbio uno dei posti più turistici di Los Angeles, ma anche secondo me uno dei più belli. Vale veramente la pena venire, soprattutto all'ora del tramonto, perché sennò lì fa veramente caldo. Il problema è che il tramonto a Los Angeles è già alle 6:30 e per finire il percorso bisogna arrivare almeno un'ora e mezza prima. Tra l'altro la strada per venire qua è tutta curve piccole piccole, piena di ville stupende, quindi vale la pena anche per quello venire. Questo è il percorso, questa è la vista già da qui, non male. Tra l'altro questo sentiero ve lo ricorderete se mi seguite su Instagram, perché ogni volta che venivo qua la menavo tantissimo, che questo sentiero lo fa sempre Justin Bieber. E ogni volta dicevo questa è la volta buona, lo incontrerò. Ogni volta puntualmente non lo incontravo mai e il giorno dopo finiva su tutti i siti che era venuto qua. Cioè per un giorno lo mancavo sempre, assurdo. Assurdo proprio, amore. È geloso. Ma non è questione di gelosia, anche perché Justin Bieber è l'unico uomo con cui le è concesso di tradirmi. Vedremo. Quindi. No, ma adesso sta con Selena e va bene. Lei la approvo. In tutto questo Amelia non so dove sia finita. Indietro di te. Dove? È talmente piccolina. Eccola! Un esemplare di Rattlesnake. No. Amelia, sei contenta? È già il fiatone? Perfetto, siamo solo all'inizio. Questo è il primo punto panoramico che si incontra salendo. Praticamente l'80% delle persone si ferma qui. Però effettivamente merita. Invece lì, vedete quella cresta? Il secondo punto, un po' più lungo dove arriveremo noi. Pazzesco, lo sai giusto. Ovviamente ho preso una scorciatoia che si è rivelata una vera stupidaggine. Amelia va. Tutte le persone stanno facendo quel sentiero. Ci ho optato per questo. Va bene così. Amelia che segue impavida. Brava Amelia! Che atleta! Brava! Questa è la soluzione perfetta per un giorno di riposo. Quello che io chiamo riposo attivo. Quindi va bene riposare, non andare in palestra. Però magari invece di starsene a casa sul divano, una passeggiata col cane, non per forza correre, passeggiata tranquilla, riposo attivo. Io vorrei dire che hanno appena chiesto indicazioni stradali a Giorgio, che vuole far tipo buttare giù dalla montagna, derapata libera. Però quando ha dato indicazioni sembrava convinta, è andata diretta, fa thanks, thank you so much. Oh, hi, so cute. Hi. Hi. Wow, nice tattoo. Thank you so much. Amore, questa scusa dei tatuaggi, ragazzi, ci provano tutti, te lo dico. Amore, sei gelosa, eh? Ai! Tra l'altro camminavamo a 3 metri di distanza, ma non hanno ricondotto il fatto che fossimo insieme. Tra l'altro con te, dopo che avevano detto a me che avevo un bel cane. Ecco, tu hai un bel cane, io ho dei bei tatuaggi. E non vi dico quando vado a fare la spesa da solo. L'ultima volta. Prima e ultima volta. Non mi manda più a fare la spesa da solo, ha detto dopo l'ultima volta. Che bella che sei, amore. Vengo a riconquistarti adesso, vieni. Ma che bella. Comunque ragazzi, non sapete quante volte siamo venuti qua e abbiamo sognato di avere Amelia con noi. Questa volta sono troppo felice. Comunque stavo dicendo che questa è la soluzione perfetta per sostituire un giorno di riposo a un giorno di riposo attivo. Quindi andiamo a bruciare giusto qualche caloria, ottimo anche per il recupero muscolare e ovviamente modo migliore per andare a smaltire almeno quanto, amore? Forse un decimo della acai bowl di stamattina. No vabbè dai, un decimo no, facciamo 2 decimi. Questo pezzo fa sempre troppo ridere perché finora è una passeggiata tipo per bambini, qua tipo hai bisogno delle, come si chiamano, i ganci degli alpinisti. Sì, vabbè. Guardate la nonchalance con cui sale Amelia. We made it. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, vi faccio vedere che vista. Thank you.
teoricamente si potrebbe fare ancora un pezzo, però direi che per oggi anche basta, perché per me non è un riposo attivo, nel senso che mi sono anche allenato oggi, quindi questo è solo un secondo allenamento in pratica. Si potrebbe arrivare fino alla punta che vedete lì in fondo, ma anche no. Ovviamente non poteva mancare la foto a torso nudo. In realtà io mi vergogno sempre, lei che mi dice fai. Chi se ne frega? Ho parlato negli anni a fregarmene, cioè proprio zero ormai, se passa anche il Papa continua a far foto. Papa.